Ed eccoci qua, amici di Billiard Channel, bentornati con noi. Oggi una giornata davvero bella, come bella è la partita che vi andremo a proporre, e poi vi racconterò una storia di questa partita. Chi vi proporremo oggi? Innanzitutto con chi? Beh, con chi sicuramente, con Mirko Bianchi in regia, William Bardon, che adesso non è proprio assistente alla regia, ma è seduto qui accanto a me. Alle soggettive il nostro Franz Gagliardi, e al commento, come al solito, se vi piace, Gianluca Nascimbene e Nicola Biondi. È un incontro questo dei quarti di finale del campionato italiano dei non più juniores, o meglio, dei signores. Buongiorno socio. Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti i nostri amici di Villa Channel. Che bella partita, tra sì, il dottore Silvano Scicuti e Pantaleo De Feudis. Compagni di squadra per una vita nel campionato a squadre milanese, compagni a squadre anche del sottoscritto, perché io ho avuto l'onore di giocare con una squadra dove c'erano Silvano, De Feudis e Garini. Garini, quindi poi? Io, bastava quello. La dobbiamo fare questa sfida, Io e Garini contro te e Cicuti. Sì, la faccio volentieri. Ne restituiamo mezzi, lo sai? Beh, io il dottore, guarda che io e il dottore siamo tanta roba, io te lo dico. No, ma il dottore è tanta roba. È stato bellissimo stare con voi oggi, signori. Allora, ricordiamo la formula di gioco. L'hai studiata? No. Perché io la so, la dico io, bravo. Perché tu non la sai. Ma infatti te l'ho chiesto apposta. Allora, la prima partita si gioca obbligatoriamente a 400 a semplice doppio. La seconda partita all'italiana a 100. La bella, c'è l'eventuale scelta di acchito fra tre specialità, quelle che poc'anzi vi ho menzionato, più il tutti doppi a 600. Senti la bella. Se non arrivavo io, come facevi? Ci sarà un motivo per cui ti ho scelto. Cioè, non è proprio così a caso, Sai che ti rimetto il conto a fine San Vezzano? Sì, certo. Non è. Io dovevo sceglierti tra bello e intelligente. Ho scelto intelligente, come ti chiamiamo. Non è poco. E intanto, Pantaleo di... Leo, anzi, dai, perché Pantaleo è solo all'anagrafe. Allora, rispondo al regista. Allora, Silvano Cicuti è stato una vita, adesso è in pensione, chiaramente è un biologo. Invece De Feudis aveva una carrozzeria, da sempre. Al volo, De Feudis. De Feudis ha sfiorato anche il sogno di una vita e l'ha fatto qualche tempo fa a San Vincent nel Gran Premio della Goriziana, dove ha perso la finale con il compianto Giovanni Silla. Questa non la sapevi? No. Mi ricordo benissimo Giovanni, insomma, qualche immagine della finalissima. Sì, una vita nella categoria dei nazionali, giocatore ostico, ha sempre fatto del carattere una delle sue forze. Si conoscono a memoria con Silvano Cicuti. Una particolarità su questo giro di De Feudis, che ha cercato di mantenere la difesa centrale, sì, di non andare in angolo. Vedremo molto schema di gioco sul centro del biliardo. Buon 16 per dottor Cicuti. Una buona difesa che costringe. Vediamo se De Feudis andrà al volo dalla lunga oppure di garuffa. Sceglie per la garuffa. Punto di riferimento, l'acchito del pallino. La
la graffia esternamente, trova un'ottima difesa centrale. Sì, questa è parte di ragione assoluta del tiro. Ed eccolo inquadrato, Silvano Cicuti. Ottima uscita di Cicuti, con buonissima sicurezza. Bravo Silvano. Silvano lo scorso anno a questo campionato perse una finale davvero con Colombo. Incredibile. No, più che altro ha perso 2 anni di vita. Perso. Lì sarebbe bello trovare. Ce la fai a trovare il replay dell'ultimo tiro di Colombo lo scorso anno, Mirko? Lo sta già facendo. Io gli voglio, io Mirko Bianchi, cioè non ho più parole per il nostro. Guarda, non me lo porterei a casa perché poi dopo qualche giorno diventerebbe pesante. No, non me lo porterei a casa perché mangia. E poi dopo mangia. E la mattina tu ti svegli, lui è lì che ti sta trafficando nelle prese elettriche. Ma questa se la fai automatica. Grande Mirko. Un errore nel punteggio. Sì, erano stati assegnati i punti a De Feudis, invece li ha realizzati Silvano Cicuti. È probabilmente in appoggio qua De Feudis. Tutto a posto. Ah, scusate, ho sbagliato il diamante. Infatti non mi tornava tanto come geometria. Ma anche a me quando l'ho visto dall'alto... Beruffa. Per Cicuti con il pallino ad allargare le possibilità di questo tiro sullo stretto. Invece sta di là Silvano, qui non brillantissimo. E allora godiamocela la finalissima, l'ultimo momento della finalissima dell'anno scorso, di questo campionato. Te chiude, perché il pallino lo prende alto. Guarda un po'. Fila c'è. Io questo non l'avevo valutato però. Riprende il calcio al pallino, non ci posso credere. Colombo che dice, mamma mia cosa ti ho fatto. Bello sponda palla di Silvano Cicuti, molto preciso sul castello. 36 punti, adesso prende un consistente vantaggio di quasi 60 punti alla specialità dei semplici e doppi nel two box replay dello sponda biglia. Magnificamente giocato da parte di Cicuti. Di parabola, De Feudis. Non riesce a evitare il rimpallo. Adesso traversino anche di calcio per Silvano Cicuti. E Feudis è di origine pugliese, lo sapevi? Sì, quello sì. Più che altro dal nome. Il nome con la... del sud. Del nord del sud. Del nord, della, di solito De Fabrictis, adesso mi viene in mente, De Feudis, della parte nord della Puglia. No, anche il nome di battesimo, perché Pantaleo è il nome di Corvino, l'ex direttore sportivo della Fiorentina. Finalmente, ex. Giusto così per dirne una, leggero. Sì.
sai che ci ha comprato un americano? Sì. Allora ci siamo liberati anche dei Della Valle. Allora vincete il campionato. No, però insomma c'è un piccolo sogno che insomma spero prima di morire lo di stadio. Poter vedere almeno lo stadio. Attenti perché sennò ve lo fanno di football americano. Guarda. Va bene uguale. Sì, va bene lo stesso. Infatti ti vedevo più sereno nel viso, socio. Sì, adesso compriamo i caldi. Allora sì. Allora siete messi bene. No, siete messi bene. Ha una cosa positiva i cardi, secondo me. Andare. Brava, non la moglie. Non ha come mi conosci, socio. Non si sa, non gioca al meglio. De Feudis, il giro, sfaccia a disposizione di Cicuti che la gliela bastona lascia andare, un po'. Non la voleva fare corta, Silvano. E sicuramente è arrivato a difendere. Avanti per 120 in questo primo set. Ricordiamo, ai 400 punti alla specialità, semplici e doppi. De Feudis da dietro. Sì. Errore di De Feudis, biglia libera per Cicuti, 6 punti. E credo che, meno che non veda qualche combination sul pallino, credo che sceglierà l'Akito. Mi hanno mandato la fotografia dello Strator di ieri. Che bel regalo. Me lo fa Fabio D'Alessandro. Grazie Fabio. Ieri eri contento come un bambino con quello Strato. Eri proprio felice. Cicuti sfrutta bene la palla in mano concessa gli da Leo De Feudis. Realizza 36 punti. 38. E qui a Goriziana non sarebbe un'ideaccia tirare veloce dalla lunga, invece non la pensa come me De Feudis, che gioca il giro. Solo 4 punti. Buon per lui solo 4 punti, perché se fa il tiro probabilmente paga spondeviglie. Passaggio difensivo per Cicuti. Regge un po' la palla anche con un leggero controeffetto, si mette davanti al pallino. Bella manovra del dottore. Vediamo se ha lasciato il gancio. Sì. Un gancio però con la biglia bianca molto vicino alla sponda lunga. Sì. Qui la prende quasi di due. Toccata impercettibilmente di prima e poi la ricalciata subito dopo. Adesso una partita un po' a senso unico. Gira a tornare indietro per Cicuti. Lo stretto Silvano, 4 punti. Non è che mi sia proprio piaciutissimo questo. Cioè Goriziana. Ha pensato anche un po' poco, Silvano. Sì. Questa è sempre stato un giocatore di gran ritmo, Cicuti. Di seconda. Questa buonissima tolleranza di forze la fa benissimo Pantaleo. Oggi in campo anche le terze categorie. E poi domani e domenica avremo la chiusura di questi grandi giorni di biliardo con gli juniores, ah che bello, aggiungo, e le lady. Vedremo domani se c'è qualche realtà bella da osservare.
Sì, e poi avremo sicuramente un grande ritorno, quello di Cinzia Ianne, anche nel circuito femminile. Ianne che si è comportata egregiamente anche nel campionato a coppie tutti doppi con Riccardo Belluta. Sì, io non ho potuto vederla giocare molto, ma mi hanno detto tutti di un altro pianeta. Sì, giocatrice. La prima categoria gli sta stretta, dai, diciamo la verità. Vuoi sapere come la penso? Secondo me gli sta stretta anche il Master, pensate. Addirittura? Sì. Secondo me se Cinzia ritorna a giocare, incomincia a giocare, insomma, i challenge, perché il prossimo anno si parla di challenge, secondo me alla fine della stagione, se le fa tutte, se non entra dei nazionali, ci va vicino. Sì, secondo me sì. Proprio anche con una prova di vantaggio anche. Ma ti faccio una domanda, ma noi l'anno prossimo giocheremo? Che facciamo? Non ne ho idea. Beh, ecco, questa proprio è una domanda giornalistica per avere una risposta politica. Bravo. No, no, non lo so. E che bravo De Feudis, perfetto questo 2-3. Il suo più bel tiro dell'incontro. Del milanese, sì. No, non lo so perché non so quanto tempo avrò a disposizione, meno io. Però penso che saremo impegnati molto spesso su tante iniziative. Quindi non so se ci rimarrà il tempo per dedicarsi al biliardo. Di sicuro di biliardo ne vedremo tanto. A quello di sicuro. Allora te la cambio. Avresti voglia di farlo? Come domandare a mio figlio se voglia andare al parco. Bella questa. Eh sì, un po' di voglia, ti dirò la verità, che mi è ritornata a vedere così tanto biliardo. Sponda palla intestare per Cicuti che tocca un leggero rimpallino. Poi sarà ancora, non sono rientrato nella residenza in cui ho il biliardo, sicché ho avuto anche poco modo di vederlo poi quando sono a casa il biliardo, dal vivo. È vero, è vero. Chissà se le nostre sfide notturne le rifaremo. De Feudis 12 su un gancio non ben tirato, era comunque impegnativo, doveva giocarlo di parabola. Cicuti tiene bassa la forza, decide di giocare di una passata. Quando Silvano gioca di una passata, giocatore, no betting. Giocatore di esperienza. Garuffa per Pantaleo De Feudis con leggerissimo effetto sulla destra, sta sullo stretto, trova un'ottima difesa centrale. Al volo dalla corta, direttamente sulla biglia. Intercetta di due, che era un'eventualità del tiro. Peccato per Cicuti che questa biglia abbia preso uno spicchio di corta, sia risaltata nel mezzo, ma è lo stesso una buona difesa. Ah sì, una buona presa di palla, considerato che ha tirato dal lato più lontano per mantenere la comodità dei destri. Il destro chiaramente tira meglio verso destra, di due al volo. Ancora ripropone la difesa centrale De Feudis, che non si stanca nel mandare al volo Silvano Cicuti. Questa di due a scivolare verso il pallino da 4, questa sarebbe la presa ideale.
Tutto secondo copione. Questa è una perfetto grande, uscita, Silvano Cicuti. Pallino da 4 chiaramente per differenziarlo con la battente o l'avversario, però chiaramente il pallino vale sempre 12 se preso di calcio e 6 se preso direttamente con qualsiasi delle due biglie. In appoggio De Feudis, appoggio delicato che Pantaleo fa in modo magnifico. Sì, una buona difesa. E qui probabilmente di colpettino Cicuti a cercare di realizzare il pallino. Sembra di aver capito che siano attaccate. Cambia poco. Passare all'interno. Cambia poco, concede 4 punti, un buon tiro da parte di sì, soprattutto di perché ha lasciato la bianca vicino alla sponda, quindi preclude tanta possibilità a De Feudis. Come si dice in Toscana, li ha messi in banca. Sì. Anche perché non l'ha proprio nitida la battuta. Inquadrato. Infatti deve parabolare. Giovanni Cioff. Aumenta la forza, sta sul rimpallo. È buona uscita anche per De Feudis. Un pallino sarebbe un giusto premio. Peccato. Cicuti, sfaccio per lui. Ancora il braccio un po' rigido, il dottore che ne ha già fatte saltare 2. Però ha scelto di affrontare la posizione di sventagliena, a portare le biglie in diagonale. Qui alla ricerca di una steola De Feudis. Ma o poi, di un gancio. La guarda, poi tira il gancio. Non evita il rimpallo. Corta. Sì, partita timida. Regala 4 punti, un fisso per Cicuti che può manovrare accontentandosi, tra virgolette, di un 16 punti e un eventuale pallino con la sua. 8 punti. Sì, pensavo facesse anche il brillo di testa, ti dirò. Brillo di testa dell'italiana. Però ottima manovra ancora di Silvano in pieno controllo di questo primo set. In accosto di lunga-lunga o di corta-lunga-lunga. Decide per questa seconda opzione. In accosto del maresciallo. Arriva dopo 3 lunghe. Si alza leggermente con la sua biglia. Traversino da chiudere. Forse potrebbe scegliere anche il calcio dalla lunga. Sì, ma o anche che... il traversino con tanto di mezzo piquet. Esatto, di mezzo massé, scusate. Che classe, Silvano. A richiamare la sua biglia nell'angolo. Favoloso Silvano Cicuti, con una facilità disarmante. Proprio agile, sai, così. Tac. Che classe Silvano. Cicuti per 40 anni ha giocato un giorno a settimana quando era ricco. Sì, infatti quando è andato in pensione, mi sembra un paio d'anni fa, mi diceva vado in pensione. Posso giocare tutti i giorni. Sì. Detto il sogno di una vita, giocare tutti i giorni a biliardo. Sì, perché lui davvero giocava, veniva a Pavia a giocare sabato pomeriggio o la domenica. E quando mi toccava all'allenamento con Silvano, io ero proprio piccolino, però era tanto bello giocarci, perché lui frequentava già il circuito che contava, quindi insegnava tanto, non a parole, però bastava guardarlo. Sì, quel grande colpitore. Come succedeva prima. Sì, sì. Ce l'ha detto anche in un'intervista a bordo campo Scioffi ieri, insomma. Frequentava il Mazzarella, vedevo giocare Cifalà, vedevo giocare Mazzarella, vedevo giocare Sessa, Coppo. Eh sì.
Sì, si imparava guardando. Adesso si impara guardando il computer. Esatto. La ruffa per De Feudis. Qui ha preso il punto peggiore. Bricolla. Sì, anche questa un leggermente timida. Una buona presa di palla, si poteva rimanere meglio con una forza un po' più abbondante di questa. Tireresti il 3 di calcio qua? Sì. Il 3, non la bricolla? No, tirerei il 3. Vado per tirarla io. E ti devi stendere troppo per tirare la bricolla. Una linea tracciata. 52 punti se ne sta andando con estrema semplicità questo primo set per Silvano Cicuti, che è davvero inappuntabile. La qualità di messa è sicuramente superiore a quella della bricolla. Ma per adesso Leo De Feudis non è in questa partita, anche perché Cicuti Dotti gliela fate tutte. E continua a fargliele. 76, definitivamente conclusa questa partita. 76. Tempo di gioco, Mirko? 28 minuti per questo primo set. Pensavo meno, ti dirò. Eh sì. Quindi incontri che saranno discretamente lunghi, eh? Ma questo perché, Gianluca, il tempo passato con te vola. Quindi mi sembra solo 5 minuti. Mirko, ce li hai i beep? Gli dico. Beep. E chiude Silvano Cicuti questo primo set 1-0 per il giocatore pavese. E dopo questo bel replay, pubblicità per noi. Tu inizia tu. Seconda partita. Questa partita sarà l'italiana ai 100 punti. L'eventuale bella sarà scelta di Akito su tre specialità: la goriziana, l'italiana o il tutti doppi. Sai, prima ho visto il finale di partita di Papini. Giocava con Niccolò. Sì. 80 anni, classe 1939, agli stessi età di mio padre, papini. E giocare ancora tanto bene al biliardo. Ha fatto un angolo a scendere di mezzo effetto, 60 punti, ha inchiodato Niccolò alla bella. Intanto vedete scorrere. No. Sai cosa sarebbe bello? Avere un tastino segreto che ogni tanto mandiamo live il nostro regista quando lui non ce lo dà. Non ce lo dà il tastino segreto. Intanto dicevamo queste le partite, vedendo nel nostro nastro le partite in corso, la maggior parte riguarda il tabellone delle terze categorie. E tra l'altro sul biliardo 18 si sta giocando l'altro quarto di finale abbinato a questo incontro, sul biliardo 16 scusate, abbinato a questo incontro, quindi l'altro quarto di finale tra Giampiero Rosanna e Carbone, e il vincente se la vedrà con il vincente di questa sfida, quindi la prossima partita che vi proporremo, che sarà la semifinale, che sarà la semifinale,
tra vincente tra Cicuti e De Feudis e vincente tra Giampiero Rosanna e Carbone. Sta vincendo Rosanna, ha vinto il primo set, quindi è semplice e doppi. Vedete sul biliardo 16, Rosanna Carbone. Bellissima anche quella, l'altra partita tra Angelo Poggi e Ivo Grazzini, anche questi due ex nazionali. Ivo Grazzini abbiamo visto tirare una raddrizzata di seconda e terza. Manicomio. Ivo, talento infinito. Poi tra l'altro Ivo in una zona geografica che di Savona, mi sembra. Di Savona, sì. Che è sempre stata un po', insomma, non ha avuto molto modo. La Liguria ha poca tradizione biliardistica riferita ai birilli, un po' di più sicuramente per le boccette ed il pool. Però l'ho sempre visto frequentare il circuito sia delle BTP, insomma, delle FIBIS Open. Adesso FIBIS Open frequenterà sicuramente il circuito Challenge del prossimo anno. Intanto Silvano Cicuti, tutto biliardo, mamma mia, cosa ha tirato fuori Silvano Cicuti. Tiro più bello dell'incontro fino a questo momento, questo giro di passaggio a tutto biliardo. Per il dottore classe 1950, coetaneo, no, penso si passi in un anno, di Enzo Garini, che mi dispiace non vedere qui. De Feudis cerca di rompere un po' la sequenza a Cicuti, sta giocando un grandissimo biliardo, adesso traversino di seconda e terza, ancora a segno. Leggermente abbondante questo traversino, però concettualmente ancora perfetto Silvano Cicuti. Eh sì, Silvano Cicuti che ne ha voglia di vincere un titolo, perché ha fatto già due vice in questi anni. Poi non c'è Colombo, sicché. Vice campione italiano master in finale con Marco Sala e vice campione italiano dei Signores, la partita che vi abbiamo fatto vedere prima con Colombo. Indiscrezioni raccontano che Silvano non abbia dormito per un mese e mezzo dopo quel tiro finale. Pilota incrociare pallino per Cicuti. E poi dall'altro è già la seconda chiusura che vedo fare in modo rocambolesco a Colombo, sì, in una finale di un campionato italiano. Stai attento che tirò anche nella finale con Marco Sala. Tirò qualcosa, sì, come 3 o 4 tiri di chiusura, sì, e uno con un pallino praticamente appiccicato. Che è l'anno che vinse Gualemi con Carlo la nazionale. Sì, mi ricordo. No, ti dicevo, vidi una chiusura rocambolesca di Giorgio Colombo in una finale di prima categoria nel 2000, l'anno prima o subito dopo, quando lo vincesti tu, o 2009 o 2011, c'era una palla, allora Dellatore mancava 2 e a lui mancava 7 e c'era questa raddrizzata che c'era il pallino davanti, cioè gioco forza, Colombo decise di tirare forte sul per pallino, impattare poi il pallino, insomma cercare di far lavorare il pallino. Successe che Colombo tirò forte, ma forte, praticamente questa biglia di Della Torre saltò sopra, ah, me lo ricordo, sono saltato sul castello, saltò sopra il pallino, fece 12 e il pallino fece 15. Della Torre, io non so come fece una reazione, disse no, non è possibile. È l'anno prima, lui, è l'anno prima che lo vinse. E lui, infatti, poi chi gli andò a stringere la mano faceva, è saltata sopra il pallino con la conchetta. Fantastico. E come fantastica la prestazione di Silvano Cicuti, ancora a segno con questo angolo di effetto buono a sfilare via
con pazienza De Feudis. Era molto simile un'altra chiusura rocambolesca poi quella che vi abbiamo proposto prima. E qui Cicuti a farsi dare una mano anche dal pallino in chiave difensiva, allunga comunque bene la palla gialla di cui è titolare De Feudis, trova la difesa. Al volo De Feudis, passa vicino a tutto e non si salverà, un po' di sfortuna qua per il milanese. E Cicuti, giro di passaggio. Assegno Cicuti, perfetto, solo il rosso per Cicuti. 38-13. Che forma per Silvano. Il mio dottore. La risposta di De Feudis. De Feudis, bravissimo. Sai che io ho una foto con Silvano, si giocava ancora, la divisa non c'era il gilet, si giocava con il maglione nero, erano i primissimi anni 80 e non c'erano i maglioni a scollo a V in quel periodo, c'era il maglione a V mascollato rotondo con il farfallino, una gara, non ricordo, una delle prime gare che feci e ho una foto con Silvano, che è come ora. È uguale solo non con i capelli bianchi. No. Eh sì, mi ricordo un particolare della stecca del puntale in alluminio di Silvano. Dopo il legno, il primo materiale è stato l'alluminio. Sì, basta vedere il film e Io chiarello scuro, no? Sì, però è raro, c'era anche quel colore lì dorato, generalmente era argento, il puntale. Qui la scena è bellissima. Quando parla proprio la stecca esiste di legno e d'alluminio. La stecca di legno c'ha l'anima lei, l'alluminio... Vuole che tu ce lo metta a te. Vuole che tu ce lo metta a te. È bello, bisognerebbe riproporlo più spesso quel film, perché c'è tutto. In Io chiaro all'oscuro, il biliardo, c'è davvero tutto. C'è la gara, c'è la componente d'azzardo, perché non è che lo scopriamo, bisogna nascondere la testa sotto la sabbia. C'è questa competizione, questa voglia, è proprio bello, bello, bello. È un film che emoziona, nel vero senso della parola, anche chi il biliardo non lo conosce. E qui, complice un po' di fortuna, De Feudis realizza 8 punti. Vediamo se il pallino viene porta in dote altri 2. È 10 però. Cicuti ha, diciamo, subito l'opportunità di marcarne forse anche più di 10 con questo fisso. Qui lo deve giocare necessariamente di misura con l'aiuto del pallino. Anche un po' più forte, non succedeva niente. Anzi. Diciamo, si poteva fare di più. Sì. Questa è una palla che potrebbe ridare ossigeno a De Feudis. Ma perché l'avresti voluto giocare più forte? Perché il pallino, l'impatto sul pallino ti salva. Cioè non... E soprattutto perché se ci pensi, se tiri un po' più forte, ti levi dal trasponde di calcio, vai un po' più verso la buca di mezzo. Il pallino lì era tanto grande. Non ti torna?
No. Cioè, non una botta, cioè arrivarci a spostarlo un pochino che ti garantisce. Ma anche secondo me Guadalajara si è dato, ma magari l'ho vista, l'ho vista corta perché gli l'ha presa scarsa. Feudis discreto appoggio, ma vediamo se Silvano ci regala qualcosa anche con una volta steccata come prima. C'è l'angolo, vai Dot, non ce la tira. In un campionato regionale di prima categoria giocare sto angolo di Massea Vettori a momenti mi casca in terra. Invece il rosso solo e pallino, avevo il pallino nell'angolo in alto a sinistra. No, però qua non mi è piaciuto, io avrei giocato a stare fermo con la mia. In Vettori che dice Oluha, eh? Oluha. È uno dei pochi che ti chiama sempre Luca, eh? Sì, è vero, ormai mi chiamavano tutti Luca, adesso invece mi chiamano tutti Gianluca, anche perché così mi chiamo, tra l'altro. Ci sono soltanto due persone che mi preoccupano quando mi chiamano Gianluca, mia moglie e mia madre. Quando mi chiamano Gianluca vuol dire che ho fatto qualcosa di storto. Cinque punti su questa bella sponda biglia per De Feudis, è una buona uscita di Cicuti, che ha visto chiaramente che il pallino allargava considerevolmente il castello. Sfrutta questa posizione per ricavare un'ottima difesa. Comunque è una partita che è ritornata più che giocabile. Sì, alla fine quel fisso. Bravo. In cui Cicuti ha realizzato solo due punti anziché realizzarne con abbastanza semplicità 11, ha rimesso un po' in equilibrio questo match. Trucco contro Barbatrucco. Tre sponde di calcio per Cicuti con la palla appena stretta rispetto al rosso, quindi allungare la forza, qui è buono anche il pallino da tre. Forse buona. E la direzione pure. Tre birilli per il dottore. Bricolla per De Feudis. Sul largo, ad appoggiarsi a pallino 4. Una buona uscita, bravissimo Leo, bravissimo. E qui? Ci tira? No. Mamma mia, d'appoggio. Ah, però occhiale, qui ci vuole il cane lupo. Io se mi avessero messo 500 euro sulla sponda, che cosa si giocava? Cosa avresti tirato? Questo no, e questo siamo d'accordo. No, avrei giocato a appoggiarmi, però non con grosse speranze di fare steola. Bravo. Bravo Leo De Feudis. Sponda biglia. Per Cicuti, vediamo se riesce ad aprire la gialla verso il castello. Ancora segno Cicuti, non fa mai un giro a vuoto. 59-41.
garuffa per il dottore. Questa è da toccare appena ad effetto, l'angolo è naturale. Deve guardarsi bene il punto di corta da prendersi, da prendere, che è proprio in linea con il birillo rosso, e toccare di leggerissimo effetto. Poi c'è anche quel pallino che potrebbe aiutarlo, a riportare gialla dentro il castello. Leggermente lungo forse, ma quel pallino lo protegge da un traversino di seconda e terza. Non ha avuto molte occasioni il buon Pantaleo, Forse di una difesa. Passata o, di, o la difesa. No, la difesa di pelo, penso giochi. Pelo. L'altro pelo. Lascia finestra, forse. Non so. Se passaggio difensivo per il Dott. Perché tutto quell'effetto? Perché secondo me lui pensava di andare in lunga. Invece andava in corta. Fa andare in lunga. Addirittura se glielo devo dare per mettermi al 10 della corta, per non sbagliarmi, a volte glielo punto dall'altra parte. Se riesce a incrociare, vediamo se riesce a marcare il filotto di terza e gli fa la barba, ma due sono e tali rimangono anche in secondo e in terzo passaggio. E ancora col pallino che gioca in favore dell'entrata, ma direttamente sul castello. Cicuti, eh sì. 61-43, sempre 18 punti il vantaggio di Cicuti su De Feudis, e avanti anche nel computo dei set. Comunque c'è, Leo, non ha ancora mollato la partita. Ecco. Inquadrata Cristina Fiori, che domani entrerà in pista per il femminile. Cicuti, gli parte questo effetto contro che secondo me gliel'ha complicata parecchio questa biglia. Nasce il passaggio, De Feudis è una raddrizzata, impegnativa ma fattibile. Ecco, ora bisogna affiondarla, non bisogna lasciare la steccata morbida, se no si fa questa fine. Nota di merito, la forza. Crea tanta distanza tra le biglie. Secondo te qua il Dott spara? Sì. Mi ha invecchiato il dottore. Di un passaggio. Ah beh, 8. Di un passaggio 8. Cioè non c'è, no, non c'è rimessione. Di un passaggio il dottore O. Diamo il parziale sul biliardo 16, Mirko, tra Rosanna e Carbone. Si profila una bella, perché ne avanti 89-52 Carbone all'italiana. Invece Mirko, nell'altra parte del tabellone, ci dici i nomi? Papini, sicuramente. Boccia. Buongiorno, entriamo in diretta, che così almeno l'invito è... Finalmente! Ci sei? Ci sono. Mirko White al microfono. White mi chiamavano le superiori, cazzo. Allora, vabbè, vai Mirko. Vabbè, brutti ricordi. Allora, ai quarti di finale ci sono Papini contro Gaudiello, e sul biliardo 12, che sono sullo 0-0. Poi c'è Boccia Edoardo, già campione italiano di prima categoria, che dovrà scontrarsi contro il vincente tra Poggi e Grazzini.
Senti là, che tabellone. La partita che abbiamo noi adesso in visione, Cicuti De Feudis, e l'altra partita che stiamo seguendo è Rosanna Carbone con i punteggi. Grazie Mirko. Prego. Lo so. Qui si fanno i barbatrucchi a vicenda, però il dottore ha giocato il giro volante alla Nene Gomez e non ha bevuto, passando in mezzo tra il pallino e il castello, e gli ha risposto De Feudis: poteri contro superpoteri. Cinque sponde per Cicuti, uscita molto vicina all'angolo, proviamo. Il disegnino, ci provo. No, qua non posso fare come ieri sera, perché la linea è una soltanto. Forse sul miliardo che chiude così sono stato un attimo stretto, però è stato più stretto di me Silvano, no, ero giusto io allora. Due punti per De Feudis, 47-69. No, è bello che vedo che il mio socio Nicola le guarda queste traiettorie, che per lui sono traiettorie oscure. Ma io vado a occhio. Imparerò, piano piano imparerò. Ma infatti sia di 3 che di 5 vai a occhio, sono notoriamente i tuoi migliori tiri. No, ma lo giochi, secondo me tu il 3 sponde di calcio lo giochi benissimo di forza. Mi accontento di quello. No, beh, infatti hai delle forze bellissime, perché chiaramente andando a occhio hai meno potenziale precisione, potenziale, eh? E dai un'importanza, come giusto che sia, dai tantissima importanza alla forza, che giochi benissimo, infatti. Tanto tre birilli per Cicuti che si scrolla subito da dosso l'errore e riporta le cose a posto, rimette i soliti 20 punti di distanza. Ti ho fatto un complimento comunque, non so se l'hai colto. Sì, ti ringrazio. Lo sai perché anche? Perché la forza mi dà più gusto. Ok, ma il tasto gusto sulla tabella non c'è. Vabbè, uno poi, non avendo doti, non avendo, avendo un braccio della mutua, come ho io, devi trovare qualche altro tipo di soddisfazione, no? Allora lo trovo secondo me tu nel giudicare. Tu hai le doti, non ti riconosci alcune doti, ma ne hai molte di doti biliardistiche. Sei stato obiettivamente pigro su alcune cose per tua stessa missione. Non hai certe, soprattutto la colpitura frontale non l'hai mai sviscerata. Poi hai visto che quando l'hai sviscerata riesci anche a farla girare di 7, questo traversino forte di Cicuti. Realizza due punti, ma paga a traversino a sua volta. Sì, sì, però fondamentalmente sono stato pigro. Sì. Poi dipende anche quanto tempo e voglia da dedicare a uno studio particolare, no. Anziché io parlo più concettuale. Della pigrizia nel momento in cui praticavi tanto. Tu hai sempre dato una tantissima importanza al gioco concettuale, la conduzione, sì, eccetera. Sì, perché ho dato più priorità a quello. Esatto. Però poi abbiamo visto che bisogna anche... Sì, se te la guadagni e poi filotto fai due, bisogna dare la giusta importanza a tutto, insomma. Il tic e il pum.
angolo per De Feudis, ma poi cambia idea e va sul gancio. Sono dei, proprio dei riti questi dei giocatori. Assegno De Feudis. 6 punti. Gancio anche per Cicuti, che lo centra anche lui perfettamente, ancora tre birilli, è la terza o la quarta volta che Cicuti realizza tre birilli di sponda. Alla bella Rosanna con Carbone. Quindi un 600 punti a tutti i doppi per decretare chi tra Rosanna e Carbone. No, non è detto, è la scelta da chi, non è detto che... Ah, è la scelta da chi, vero, scusa. Se non sei attento, come al solito. Quindi ha vinto Carbone e ha scelto l'italiana. Chiaramente ha scelto la partita che ha prevalso. Sì. Che è sempre buona regola. Sì, se hai la bianca e tiri l'acchito si potrebbe scegliere anche i 9, ma se li hai persi, insomma. Non si salva Cicuti. Vediamo se finisce neutro con le biglie. Ma è bella altra cosa, traversino, gli schiacciate pallino 4 per De Feudis. 6 punti e alla fine viene fuori una buona qualificazione. Forse è meglio non averlo marcato quel pallino da 4. Eh sì, ancora sempre lo stesso gap che è sempre stato tra i 17, 18 e 20 punti. Giro per Silvano Cicuti. Assegno ancora una volta. 4 punti che lo portano a 91. E qui angolo di misura obbligatorio per De Feudis. Centrato perfettamente. Bravo. 6 punti per De Feudis, che non ci sta ad uscire anzitempo da questo campionato italiano seniores. Risponde di calcio per Silvano Cicuti. Siamo nelle ultime battute che potrebbero essere quelle finali per quanto riguarda questo quarto di finale. Prende lo stretto, quindi questa forza è abbondante. Giro? O giro o striscione. Orientato chiaramente al giro. Anche un giro gran bel che giro. Gioca molto bene De Feudis, peccato, pagato poco per, sì, per la qualità di steccata che ha tirato fuori Pantaleo. Di Bricolla. Parabola. Assegno Cicuti, favoloso Silvano Cicuti, 97-80. Cinque di calcio per De Feudis. Ultima spiaggia per il milanese. La prende piena, non si salva. Match point per Cicuti. Vediamo come batte il giro Silvano. Lo centra, 6 punti.
e Cicuti con il parziale di 2-0 fa suo l'incontro. Nicola intanto si è spostata si è spostato dalla postazione di commento per andare a prendere due battute a caldo con questi due giocatori, e intanto voi godetevi gli highlights di questo incontro. Ed ecco Nicola Biondi con i protagonisti. Ecco il dottore. Eccomi qua nel nostro salotto delle interviste con il primo semifinalista del campionato seniore, Silvano Cicuti. Dott, hai giocato veramente molto bene, complimenti. Ho fatto bene di sponda, qualche errore, vabbè, ci sta. Però il biliardo non è... è bello per certi aspetti, non è semplicissimo, ci vuole una certa attenzione. Ho cercato di dare quello che potevo, insomma. Di sponda ho giocato abbastanza bene, sì. Come avere 69 primavere e non sentirle? Si sentono, ogni tanto si sentono, però per adesso sono ancora a un buon livello, un discreto livello. No, sei a un ottimo livello e come ti abbiamo detto io e Gianluca ti verremo a trovare per qualche allenamento. Va bene, grazie mille. A te la linea, Gianluca. Ed ecco, dopo aver colto due battute a caldo di Silvano Cicuti, noi vi rimandiamo alla... intanto bellissimo questo massè del dottore di Castana in provincia di Pavia. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro qui su Billiard Channel, che sarà proprio la semifinale del campionato italiano seniores tra Silvano Cicuti ed il vincente tra Rosanna e Carbone, che nel frattempo sono alla bella. Per il momento quindi ci congediamo, un buon inizio di pomeriggio a tutti, un buon appetito, ma ricordatevi di tornare con noi su Billiard Channel, il canale del biliardo. A dopo.